Buonasera. Prima cosa fatemi mettere a posto l'orologio perché non vorrei parlare per più di 3 ore e mezzo. Quindi sono le 21, aspetti un attimo che... 21 e 25 esattamente, grazie. Un po' di ritardo è necessario. No, perché è un fatto accademico, cioè se il quarto d'ora accademico non c'è, va, decade la figura. La mia figura è già modesta, almeno posso, ho il diritto di trincerarmi dietro. Dietro a questo quarto d'ora accademico, il quale però è dovuto ad un motivo preciso che condivido con alcuni dei presenti, e l'avrete visto con la difficoltà con la quale mi sono seduto. Sono anchilosato, ci sono degli altri qua probabilmente che hanno la mia età, sono anchilosati, no? Voi conoscete l'etimologia dell'essere anchilosati? E ovviamente è papà di Enea. Papadine ne è il primo grande anchilosato della storia, infatti non riusciva a muoversi, e questa rappresentazione formidabile che ne fa Bernini all'inizio del Seicento è di questa figura patetica e potente di Enea che si porta l'anchilosato sulle spalle. Allora, questa serata è dedicata a tutti gli anchilosati del mondo intero. Incontriamoci fra anchilosati, ho visto che non sono l'unico. Gli anchilosati arrivano leggermente in ritardo, per questo che Enea li prende sulla spalla e li porta via. Ma in realtà la faccenda di Bernini e dell'anchilosato corrisponde ad una mutazione della cultura che è uno specifico della nostra lingua italiana del vedere, del parlare, del sentire. Sono tornato ieri, ero ieri a Montefalco. A Montefalco c'è una bellissima piccola chiesa francescana che corrispondeva a una comunità di francescani che si era articolata lì nel 400, dove Benozzo Gozzoli a metà del 400 fa una sorta di replica della grande stesura degli affreschi di Giotto ad Assisi. Montefalco e Assisi sono poche decine di chilometri di distanza, ma fra Assisi e Montefalco è avvenuto il grande boom di successo dei francescani, cioè sono passati dall'essere prima 4 gatti, quella della Porziuncola, poi famosi 500 o 1000 della prima convention che fa Francesco prima di morire, ad essere nel 400 una potenza internazionale mondiale di centinaia di migliaia di aderenti. Il loro messaggio diventa un messaggio stabile. In fondo a questo ciclo di affreschi e sotto il ciclo di affreschi sono indicati quelli che sono già allora la hit parade dei francescani, cioè i più noti, quello che è diventato papa, quello che è diventato imperatore, e poi molti che sono anche terziari, cioè che non sono diventati francescani veri e propri, ma che hanno in un qualche modo aderito alla faccenda. Non si vede bene perché non si vedono più i titoli, però proprio sotto la porta del coro che dava accesso alla parte posteriore dell'edificio ci sono 3 iperlaici, e questi 3 iperlaici sono Dante, Giotto e Petrarca, 3 partecipanti al mondo francescano, 3 rappresentanti anche però della una mutazione linguistica dell'italianità, e 3 fondatori della nostra identità moderna. Come diceva sempre il mio amico Antonio Paolucci, con questa sua fantastica enfasi che sta fra romagnolo e fiorentino, lui non è d'accordo, cane che abbaia, però non è grave, con questa sua enfasi un po' romagnolo, un po' fiorentina, diceva: in fondo Giotto ha fatto ciò che Dante ha fatto nella lingua, ha inventato la nostra sensibilità moderna. E la nostra sensibilità moderna è oggettivamente una sensibilità che accetta un fenomeno nuovo rispetto alla classicità e rispetto a quello che è il Medioevo precedente. È la sensibilità del pathos, cioè l'Italia si fonda sulla cultura del pathos. E questa cultura del pathos ha una sua origine in parte concreta, in parte arcaica. Basta guardare in fondo alla differenza radicale fra l'estetica latino-romana e l'estetica greca,
cioè l'estetica latino-romana, celebra dei percorsi comportamentali che un greco antico non avrebbe mai tollerato. Celebra la fisicità, celebra l'obesità in alcuni casi, celebra la vecchiaia, celebra l'esistere, celebra il pathos umano. Io lo faccio risalire a delle cose ancora più arcaiche probabilmente, e mi ha colpito molto un giorno di rivedere un piccolo oggetto che è conservato nel museo di Piacenza, che è detto il fegato di Piacenza. Non è una ricetta gastronomica, cioè come c'è il fegato alla veneziana, no, il fegato di Piacenza è un piccolo oggetto di bronzo di cui si conosce un parallelo solo al British, che viene da Babilonia, ed è uno strumento divinatorio che serviva ad interpretare il fegato quando veniva estratto dalla pecora viva. Allora, lì, guardando il fegato di Piacenza, mi è venuto come una sorta di illuminazione, ho detto, ma come sono diversi i romani dai greci antichi? Cioè, se avessimo chiesto a un greco antico, di quelli tutti chic che andavano alle Olimpiadi, essendosi coparsi d'olio con il corpo perfetto, gli avessimo chiesto di aprire una pecora, mettere le mani dentro nella pecora ancora calda, estrarre il fegato per vedere cosa pensavano gli dèi, il greco antico sarebbe svenuto. Il romano no, lo trovava assolutamente naturale. Cioè c'è una distinzione profonda proprio nelle radici più antiche delle nostre culture fra una sorta di rozzezza e grevezza comportamentale espressionista che nulla ha a che vedere con il greco, che era altrettanto carogna per un certo punto, però questo greco antico aveva una sua visione delle cose che necessitava oggettivamente e costantemente una sorta di equilibrio della perfezione. Noi siamo il popolo dell'imperfezione. Siamo il popolo dell'imperfezione, siamo il popolo del pathos. Questo ci distingue dagli altri. E questo è ciò che si ritrova, appunto, se si va a vedere quella descrizione dei tre sostenitori di Francesco un secolo dopo la sua morte, così come vengono recepiti dalla cultura francescana, che sono Giotto, Dante e Petrarca. Cos'hanno di caratteristico loro? È che sono tre celebranti, sono tre sacerdoti del pathos, cioè della fisicità. Giotto è il primo artista nella storia delle arti che fa vedere uno che piange, che fa vedere uno che grida, che fa vedere uno che soffre. Petrarca, la sofferenza la porta a dei livelli molto più raffinati di sensibilità preromantica, di equilibri mentali, però lo porta anche lui, questo suo percorso verso una dimensione del sentire che nulla a che vedere con gli equilibri del passato. E Dante riassume il tutto in una sorta di suo pathos formidabile, dove dalla narrazione degli amori condannati alla narrazione delle pulsioni umane pervertite, all'esaltazione del sublime invece della redenzione, tutto si mette insieme in un mondo dove il sentimento conta moltissimo. Noi siamo gli inventori del sentimento moderno. Questa è una cosa bizzarra, ma è una roba italiana. E in questa invenzione del sentimento moderno, oggettivamente, il mantovano che per primo ha lanciato la sfida, cioè il Virgilio, ha giocato un ruolo centrale. Sicché oggettivamente, quando Dante pensa alla sua guida per andare a fare il giro nei cerchioni, con tutti quelli che poteva scegliere, e ce n'erano tanti fra i quali poteva scegliere, sceglie proprio lui, il mantovano. Mantovano allora era abbastanza mitico, perché era ancora considerato, le sue cenere, la sua urna, quando Dante scrive, era conservata ancora a Napoli e riverita. Poi sono arrivati i fetenti dei francesi, gli angioini, e l'hanno sostanzialmente buttata via per fare le Castel dell'Ovo, ma lì dove c'è Castel dell'Ovo era conservata, secondo la tradizione, non si sa se fosse vera o falsa, quest'urna di Virgilio che i napoletani, i quali sono sempre rimasti un po' antichi e un po' pagani, sostanzialmente non distinguevano da un'urna cristiana, di un santo, cioè per loro Virgilio e San Gennaro è tutta la stessa cosa, no? È una sorta di passato che contiene valori di riferimenti e di pathos di tipo trascendente e trascinante. Così nasce la figura di Virgilio e così nasce anche la figura di una realtà nuova che è la realtà dell'appassionamento. Questa realtà dell'appassionamento
si rappresenta e si racchiude in un modo molto significativo nella figura di Enea. Cioè Enea è il primo eroe che ha sentimento, ha pathos, ha affetti. Lavinia Coevenin definisce poi sulla sponda laziale, vecchio dibattito aperto, altro oggetto da andare a vedere, altra grande pittura parentale da andare a vedere, quella di Tarquinia, dove nel palazzo comunale a metà Cinquecento si fa questo albero genealogico dei re di Roma, cioè dei Tarquinensi, si dice il primo di tutti, quelli discendono tutti da Enea. Cioè l'Italia si definisce nel Cinquecento come un paese che discende da Enea, discendendo da Enea, discende da quella sensazione del patto, da quella sensazione della fisicità, no? Della fisicità e del sentimento e di una serie di cose che nulla hanno a che vedere con quell'altro mondo, che è quello molto più equilibrato greco e che poi riprenderemo nell'ambito rinascimentale, che è quello ovidiano. Ci sono due grandi citazioni della cultura quattrocentesca che si oppongono, è quella virgiliana da un lato e quella ovidiana dall'altro, sono due cose completamente diverse. Ovidio ovviamente piace molto di più ai cultori dell'umanesimo rinascimentale, cioè questi raffinati signori che guidano la politica fiorentina in epoca nella prima epoca medicea, hanno una relazione con il passato che è molto più legata a una sorta di teomania complessa, che è quella ovidiana, di quanto non lo sia quella di pulsione fisica, che è quella dantesca e quella virgiliana. Gli uomini che inventano il mito nuovo, quelli che stanno dietro al Botticelli che dipinge la nascita di Venere, sono dei cultori di un'antichità greco-maniacale dove in fondo il sentimento è marginale. E tutto il 400 rimarrà un 400 a sentimento marginale. La grande rottura avviene immediatamente dopo, avviene quando Michelangelo comincia a inventare un'altra pulsione rappresentativa, che è in parte fisica, che è in parte teosofica, che è in parte di pulsione, in parte di sentimento. Mette insieme, raggruppa il tutto, e dove si forma lui? Si forma nelle scuole medicee fiorentine, dove si celebrano degli altri riti, degli altri miti, e lui nei suoi testi diventa un dantologo appassionato, riprende i suoi, lo cita, sono dei casi, sono degli esempi straordinari delle citazioni michelangelesche di Dante, e ritrova lì ancora una volta il senso molto forte del pathos, che è quello che accompagna oggettivamente il suo modo di scolpire, il suo modo di vedere. Quella trasformazione è la trasformazione della fisicità, è la trasformazione dell'italianità. E l'Italia costantemente andrà, quando deve rifondarsi, andrà a ricercare questa sorta di curioso mondo del sentimento e del pathos. Cioè se si dice che è fondata su qualcuno, è fondata su Enea, grande balla del Cinquecento, se si va a ricercare le radici storiche, sono ancora una volta le radici storiche della nostra mutazione linguistica, quella francescana, e ogni volta che si ripropone un tentativo di essere, andiamo a riprendere quel percorso lì. Detto da queste parti del mondo viene facile, perché basta pensare alla musica di Giuseppe Verdi. Cioè ogni volta che vogliamo rifondarci, riessere, dobbiamo ritrovare una sorta di densità comportamentale psicologica, che è quella che possiamo chiamare l'ultima derivazione di Enea. Allora questo permette di fare un ragionamento su una sorta di curioso meccanismo sismografico che sta all'interno dell'evoluzione complessiva delle culture occidentali, dove noi tendiamo sempre fra due poli estremi. Da un lato abbiamo un polo che potremmo chiamare classicista, e dall'altro lato un polo che proviamo a definirlo genericamente romantico, però forse è meglio che definirlo romantico, è un polo anticlassicista, nel quale definire l'anticlassico non è mica tanto facile, cioè classico si può definire, l'anticlassico è più difficile, si potrebbe definire con una parola un po' inelegante che è surgivo,
Cioè ci sono delle cose che stanno proprio nelle viscere, che non stanno nella citazione. E questo meccanismo proprio così viscerale ricompare talvolta, ed è quello di Enea. No. Che cos'è il classico come prima cosa? Noi lo usiamo molto, un termine che usiamo regolarmente, si dice un classico cretino, per esempio, no? Però si dice anche una scarpa classica, si dice la musica classica. Cioè, allora, fra un cretino, la scarpa e la musica, quali sono le distinzioni di concetto? Che cos'è il concetto di classico? Il concetto di classico ha un'origine, in un qualche modo, molto particolare, perché è quella che dà a Iulio Gellio, il famoso retore romano del secondo secolo, quando dice, nella formazione della retorica, per diventare un buon retore, cioè per poter tenere bene un'assemblea, per fare un discorso d'avvocato, per un discorso politico, oppure per scrivere anche, sono fondamentali le capacità di riferirsi ad alcuni testi del passato. Questi testi del passato sono quelli della classis. Non si capisce niente. Cos'è la classis per la Roma antica? La Roma antica, fino in epoca repubblicana, poi ne rimangono tracce anche in epoca imperiale, divide la società in una serie di classi. La classe prima è quella che dà il contributo maggiore e che entra quando si fanno le riadunate per la vita militare, dove ci sono i cavalieri, i poveri disperati che vanno a fare i legionari, quelli altri che entrano nella classe 1 per eccellenza. Cos'è la classe 1 per eccellenza? Quella che ancora l'impero di oggi applica come classe di merito. L'impero di oggi sarebbero gli Stati Uniti, no? Ancora oggi nel mondo militare gli Stati Uniti hanno una classe prima, sono i Marines. I Marines sono la classe prima dell'esercito romano antico. E questo concetto della classis, che serve a definire dell'esercito, per il quale abbiamo ancora oggi tutti i porti di Santa Apollinare in classe, no? Sono ancora lì, sono la marina. I Marines sono i meglio, è la classe prima. La classe prima è di esempio comportamentale per gli altri. Il libro classico per Iulio Gellio è quello che esattamente sta come i Marines rispetto alla fanteria, è l'esempio che va seguito per poter scrivere decentemente. Cioè, uno scrittore bravo, un artista, un creativo, poi lo sarà molto per l'arte figurativa e parecchio anche per l'architettura, è classico in quanto segue un elemento, segue un'indicazione già data che li fa da gabbia formativa. Questo percorso della classicità da noi torna fuori regolarmente. Alcuni anche dei grandi, anche degli alternativi, seguiranno percorsi classici. Pensate al dibattito che c'è attraverso tutto il 400 sulla eleganza della lingua antica, da Coluccio Salutati in avanti, perché si stanno ritrovando degli originali, più originali dei testi che si avevano. I fiorentini che sono ricchi girano l'Europa e vanno nelle varie abbazie e a suon di fiorini li ricomprano i testi più antichi possibili, perché vogliono essere i più classici possibili. Cioè, se Cicerone è di moda, però avere un Cicerone del VII secolo è meglio che avere un Cicerone del X, la lingua è più classica. Cioè, si va alla ricerca di una radice, e questa radice è ciò che serve a formare una visione della cultura. Tutta la potenza dell'inizio del percorso rinascimentale è in gran parte legato alla voglia di riscoprire la classicità. La questione arriverà fino al dibattito trecentesco formidabile sulla riforma della scrittura, perché sono le varie calligrafie che sono in giro, ormai molto confuse e molto articolate in termini di iperevoluzione parigina, quella che poi verrà chiamata in un senso dispregiativo gotica, ma lo viene chiamato per errore Leon Battista Alberti, che detesta i tedeschi, che la chiama gotica. Quella roba lì gotica viene messa a confronto con altre invece che di classicità, cioè con il recupero del passato. La citazione della classicità sta tutta lì, e una parte della nostra cultura sarà costantemente classica. Non esiste un classicismo e un neoclassicismo. Costantemente noi, appena apriamo la scatola della memoria, ci vengono degli elementi
che ci permettono di essere ciò che siamo in quanto citiamo una cosa preesistente. E nel citare la cosa preesistente tendiamo, nella misura del possibile, di reprimere la pulsione viscerale e sostituirla una pulsione un po' più cerebrale. Pensate che l'artista, più in fondo, più elegantemente e cinicamente cerebrale del XX secolo è Pablo Picasso. Eppure Pablo Picasso è costantemente classico, cioè è talmente classico che invece di prendere i greci prende anche le sculture africane, cioè qualsiasi cosa sia citabile diventa uno strumento da citare per generare un linguaggio contemporaneo. I classici sono dei citazionari, non dei citazionisti, sono proprio citazionari, cioè hanno degli esempi ai quali si riferiscono e da questi esempi partono per poter inventare di volta in volta un linguaggio nuovo. Guardatevi la piazza che avete intorno, una parte classica a destra, una parte non lo è a sinistra. Cioè la parte classica ha una serie di suoi parametri che sono archi, colonne, bla bla. La parte sinistra è tutto l'altro gioco che dovremmo tentare di definire. Cos'è l'altro gioco? Cos'è il non classico? Il non classico è una sorta di percorso viscerale, un percorso di pulsione. Questo percorso di pulsione è difficile definirlo perché ciò che corrisponde è ciò che unisce l'umanità. Nella classicità siamo disuniti, ognuno cita la propria classicità. Noi eurocentrici abbiamo la nostra bella classicità, che ha la sua origine greca, tutta la sua mescolanza mediterranea orientale, poi diventa quella romana, e ce la portiamo presso fino ad oggi, e le abbiamo anche vendute agli americani che hanno fatto la Casa Bianca. Tutto questo percorso che inizia in fondo lì all'Egeo finisce a Washington ed è il lungo, lungo, lungo filo della classicità. Poi c'è l'altro mondo. L'altro mondo è quello delle pulsioni, è quello degli affetti, è quello delle alternative. E proviamo a definirlo in modo semplice, è il mondo barocco. Il barocco non è quella roba che noi pensiamo si sia sviluppata a partire dal 1630-40 in avanti. Il barocco è un altro modo di guardare le cose che è capace di mescolare i sentimenti, mescolare tutte le pulsioni e portare con sé il sentimento perenne. Non è che i classici siano privi di sentimento, ma i classici hanno dei sentimenti che sono decifrabili e comprensibili. Quando David vi fa vedere Marat assassinato nella vasca da bagno, e lo fa da classico perfetto, certo ci rendiamo conto che Marat è morto, che quella lì Caroni le ha tirato la stilettata, che lui è lì col fogliettino per terra. Però in questo morto non è che ci commuova più di tanto, ci può commuovere il progetto politico che sta dietro il suo assassinio, ma sicuramente lui più morto tranquillo di lui non ce n'è un altro. È un caso di classicità pura. Quando vediamo le grandi statue della classicità, è difficile svenire davanti a una statua della classicità. L'altro mondo invece è il mondo della pulsione. Il mondo della pulsione è il mondo di Enea. È il mondo dove, rispetto a una citazione di parametri estetici, si propone una liberazione delle forze che stanno nella pancia di ognuno, che sono le forze del sentimento. E sono queste forze del sentimento che rendono Enea un personaggio a parte, lo rendono particolare. E lo rendono anche un po' disordinato, cioè non è che lo possiamo definire con attenzione. Avrà fortuna o non avrà fortuna? Per lunghi periodi lo si dimentica totalmente, esattamente come si dimentica Virgilio, esattamente come si dimentica chi ha usato Virgilio per fargli fare da guida, da guida museale nel suo enorme racconto che è Dante. Dante viene replicato e pubblicato in un modo straordinario fino a metà del Cinquecento. Dal Concilio di Trento in avanti lo si dimentica quasi, tornerà fuori nell'Ottocento. E nell'Ottocento gioca un ruolo fondamentale perché l'Italia diventa dantesca, l'idea diventa anche in qualche modo promotore di un'Italia unificata intorno all'idea linguistico-fiorentina. Però per un lungo periodo Dante si dimentica. E anche Virgilio, cioè tutta quella citazione, tutto quel mondo lì, viene un po' scartato e bisogna aspettare la mutazione verso un'altra cosa, che è quella del romanticismo, per tirarlo fuori. Figura classica, però figura contemporaneamente romantica. Sono stato adesso in
in questo bellissimo museo che avete fatto sulla memoria qui a Carpi, e che a mio parere dovrebbe essere segnato con particolare attenzione. E gli ho messo sotto una frasetta, ovviamente perché nessuno la capisce, in tedesco. È una citazione di Hölderlin, del grande poeta tedesco, che nell'Hyperion inizia, cioè fa la sua definizione di che cos'è il romanticismo rispetto alla nostra idea di classicità, che cos'è questa pulsione profonda e anche terribile che sta nel romanticismo, quando dice: «Ach, wie ein Gott ist der Mensch, wenn er träumt, wie ein Peter, wenn er nachdenkt». E l'uomo è come un dio quando sogna, purtroppo diventa un mendicante quando ci ripensa. Allora, questa condanna del pensiero, questa condanna della banale ragionevolezza, che è la caratteristica di tutto il pensiero classico, e la sua sostituzione con l'esaltazione della pulsione interna, della pulsione romantica, è da un lato l'inizio del lungo percorso che porta anche a fare Beethoven, cioè non ci sarebbe stata la Quinta Sinfonia senza quel pensiero di Hölderlin, ma è contemporaneamente anche l'apertura a quei drammi che sono documentati dal museo che avete qua. Cioè l'abbandono della razionalità non è una roba facile da digerire, una facile da ragionare. Cioè è una questione che è estremamente drammatica, e su quale si apre il grande dibattito della cultura e della modernità. Cioè, dobbiamo essere una cosa o dobbiamo avere lasciare libera l'altra? Dobbiamo accettare i telefilm di Canale 5? Che è la domanda portata ad oggi, banalmente. Cioè quella che è la pulsione banale della emotività primordiale. Cioè dobbiamo immaginare che tutti possano così rispondere sulle proprie, anche sulle proprie pulsioni, neanche i propri desideri. Non è tema facile da affrontare, da definire. C'è un bellissimo pezzo del Wilhelm Meister di Goethe, sempre scritto in quegli stessi anni del Hölderlin più o meno, in cui Wilhelm Meister è un libro che non leggerete mai, quindi ve lo racconto perché è grosso così, e poi non credo neanche l'abbiamo tradotto di recente. È il primo romanzo di formazione occidentale, quei romanzi dove si racconta come si diventa un'altra cosa, no? Inizia con lui e va a finire con Henry Miller quando fa i suoi romanzi sulla vita newyorkese degli anni 20. È la lunga storia della formazione. Bene, la storia, il Wilhelm Meister è la storia di un ragazzotto di provincia che sogna di fare teatro, e lo fa guardando da giovane nel buco della serratura un'attrice di cui si innamora immediatamente, però che ovviamente non porta a nessun risultato perché lei è molto più grande di lui, è un ragazzotto. Poi alla fine raggiunge il suo desiderio e finalmente diventa direttore di un teatro non importante, di un teatro di provincia, piccolino, mettiamo a Gallarate, no? Una Gallarate tedesca. Finisce Gallarate e a Gallarate si apre subito un dibattito molto serio, perché quelli di Gallarate vorrebbero i legnanesi, che fanno spettacolo in lombardo, così piacerebbe anche a Bossi. E invece lui no, cioè lui sogna Shakespeare, cioè sogna un altro mondo. E su questo poi si apre il dibattito in consiglio comunale, c'è anche il sindaco presente, dicono: ma cosa dobbiamo fare, l'uno o l'altro? Dobbiamo fare i legnanesi o l'Amleto? E lui le risponde in modo straordinario, dice: non gli daremo ciò che loro vogliono, ma ciò che debbono avere. E beh, la frase è la frase della classicità, cioè la classicità è quello che ti dice quello che devi avere. Beh, la frase è però molto teorica, perché in quell'affermazione di Goethe c'è il meglio e il peggio di ciò che sarà la cultura dell'illuminismo. Dipende da chi decide. Se dobbiamo essere figli di una citazione perenne del nostro passato e della nostra classicità, se Enea ci deve rimanere lì perché ci ricorda Virgilio, dipende da chi guida la società, perché se la guida quello lì con i baffetti che faceva in bianchino prima, si finisce nel museo che avete qua. Cioè, gli hanno dato ciò che dovevano avere. Se invece si prende una strada diversa, si prende una strada un po' più evoluta, un po' più, direi, un po' più elitaria,
si riesca anche di non caderci in quella tentazione. Ma è corretto immaginare che il mondo dell'imposizione, della citazione, del meglio di quelli che sono appunto i libri classici di Aulio Gellio, gli autori che bisogna aver letto per poter scrivere, dibattere correttamente, come si diceva già nel secondo secolo, siano la strada corretta, oppure è meglio seguire l'altra strada, quella della pulsione. Tutto il dibattito dell'arte oggi sta in questi termini, posto in questi termini, cioè dobbiamo capire se quello che intendiamo esprimere debba essere il risultato di un passato che abbiamo digerito, assimilato, però che riproponiamo, e quindi se l'immagine di Enea è un'immagine che ci serve ancora perché è quella citazione che ci permette di avere una concezione del mondo nel quale viviamo, oppure no, l'alternativa è molto più semplice, quella di pensare che la pulsione sia la risposta. Non c'è una scelta precisa, è la società che decide di volta in volta, è l'ambiente culturale che lo decide. Abbiamo avuto momenti formidabili dell'uno e momenti formidabili dell'altro. Se dovessimo guardare la storia con un po' di attenzione, vedremmo che gli ultimi 6-7 secoli sono costantemente un bilancino fra l'essere classici e l'essere romantici, cioè fra il tentare di inventare ex novo e il tentare di andare a cercare delle cose che siano già citate. Cosa vuol dire inventare dal profondo? A sua volta diventa una questione molto complicata. Cioè, l'inventare dal profondo è un fatto locale o è un fatto che tocca l'umanità? Quando Brancusi fa la sua colonna, che non cita più niente, è totalmente sua e viene dal suo stomaco, non ha nessun riferimento, non c'è nessuna statua antica in cui c'è la colonna come la colonna infinita di Brancusi che va verso il cielo, già nel 1910. Cosa sta facendo? Sta facendo un'operazione di tipo puramente intrinseca, puramente profonda e viscerale, certamente, oppure sta citando? Io ho sempre pensato che stesse facendo una cosa viscerale, finché non è mai capitato di vedere una mostra straordinaria sulle tribù Moche, che sono delle tribù del Perù, che nell'undicesimo secolo hanno fatto la stessa scultura che aveva fatto Brancusi. Hanno detto, allora la teoria non sta più in piedi. Come mai quelli Moche fanno del viscerale, quell'altro fa del viscerale, nessuno di loro cita niente, nessuno di loro pensa che deve citare Prasitele, eppure è data una forma che è parallela. Si rende ancora più complicata la questione. Cioè c'è un dato, ma siamo tutti uguali su questo mondo? Abbiamo una roba che ci accomuna a tal punto che la pulsione di un mio amico seduto in terza fila può essere uguale alla mia, quella di un signore seduto in prima fila? È difficile la risposta. Lo sostengono talvolta i genetisti. Oggi la genetica ha fatto dei passi avanti molto, molto importanti. Siamo arrivati a una conclusione incredibile. Ogni tanto si ritrovano delle signore, dei signori di 4 milioni di anni fa, di 3 milioni di anni fa, ne appena ritrovati adesso una serie fantastica in Sudafrica, poi ci sono dei pezzettini che vengono dall'America, cioè si trovano degli antenati, ma non siamo noi. Cioè quelli che ritroviamo così vecchi non verrebbero a sentirmi stasera, anche perché sarebbero più furbi magari, però non verrebbero stasera. Noi come specie, quelli noi, e attenzione, noi siamo, noi parlo anche dei cinesi, anche dei bresciani e anche dei, non so, sudamericani, no? Cioè noi tutti, l'umanità di oggi, secondo una serie di ricerche recenti, apparteniamo alla stessa mutazione. Ed è un tema sul quale si stanno facendo delle ricerche molto intelligenti dalla fine degli anni 90, quindi ho fatto 20 anni di ricerca che stiamo facendo. Perché vi faccio questo racconto? È fondamentale per capire l'arte, non perché voglio entrare in una digressione. Siamo arrivati a una curiosa conclusione facendo delle analisi sul mitocondrio femminile.
ma lei sa che cos'è, ma magari il pubblico non sa, lei sa cos'è il mitocondrio femminile. Allora, noi abbiamo una serie di caratteristiche genetiche che sono quelle che vengono dalla nostra, cosa che c'è, rende paralleli alle galline, alle scimmie e anche ai pesci palla, che sono l'incontro della rottura dei cromosomi nella fecondazione dell'uovo, per cui ogni individuo è la sommatoria dei risultati statistici di incroci con un numero infinito di possibilità. Però c'è un elemento che rimane stabile, che è quello della membrana dell'ovulo. Quella non cambia, cioè la membrana di una femmina è figlia della membrana di un'altra femmina, che è figlia della membrana di un'altra femmina. I maschi lì non c'entrano, non vorrei che fosse un argomento per la supremazia del femminismo, però lì i maschi non c'entrano per niente. Non ha niente a che vedere, fecondano solo la parte interna dell'ovulo, non la membrana. La membrana è teoricamente stabile, mentre gli elementi che costituiscono proprio la formazione cromosomica sono in articolazione di tipo proprio da calcolo delle probabilità, questa membrana è fissa. E però muta, anche lei un po' muta, per quello che si chiama la stocastica, cioè per i colpi per errore, cioè su 1500 volte, alla 1500esima volta, cambia qualcosa, ma senza una logica propria. Bene, più passa il tempo, più cambia, quindi più un gruppo etnico è antico, più è cambiato. Da ricerche fatte attraverso il globo terrestre intero si è scoperto, per esempio, gli svedesi sono di ieri mattina, e si è scoperto che i più vecchi di tutti, in assoluto i più vecchi di tutti, sono nel nord del Chad, e non sono molto vecchi, hanno 180.000 anni. Allora, 180.000 anni è successo un fatto strano: è mutato un individuo che probabilmente prima si grattava la testa come la scimmia. La mutazione di questo individuo ha generato noi tutti. Discendiamo tutti da quell'individuo lì. Il tema piace moltissimo ai creazionisti, piace anche un po' alla Chiesa, ma soprattutto scientificamente è molto interessante, perché ci rapporta tutti ad avere dei riflessi condizionati paralleli. Cioè tutti quanti, quelli che abitano il mondo, hanno una sedimentazione mentale che ha seguito un percorso analogo. Se così è, il mitocondrio tra l'altro corrisponde, io mi ero occupato di questa cosa per motivi banali, perché ero molto amico di un gruppo di ricerca che si stava occupando alla fine degli anni 90 delle malformazioni prenatali dovute proprio a fenomeni mitocondriali e che generavano poi differenze nella reattività caratteriale. Cioè maggiore aggressività, maggiore depressività, cioè non sull'intelligenza, sono proprio sul feeling. Beh, se discendiamo tutti dallo stesso, conteniamo ognuno di noi una stessa memoria della pulsione istintuale. Cosa vuol dire da un punto di vista artistico? Vuol dire che in realtà quella colonna di Brancusi che ho ritrovato uguale nella tribù Mocce, viene così banalmente dal fatto che abbiamo la stessa bisnonna. La stessa bisnonna ci ha portato in una stessa direzione. E questa stessa direzione non è più quella che sta nella citazione dell'oggetto classico. Non corrisponde più alla sensibilità che deriva da Prassitele, oppure deriva dai tre ordini classici dell'architettura e dalle colonne corinzie, doriche o ioniche. Deriva da un'altra cosa, che non è esterna, che è interna. Esiste quindi apparentemente un percorso parallelo delle sensibilità, una sensibilità che è per citazione e una sensibilità che è per pulsione interna. Allora, se così fosse, proprio in questa distinzione fra interno e esterno, si potrebbe immaginare in modo molto più semplice il confronto fra romanticismo e classicità. Cioè, fra una cosa romantico a questo punto potrebbe finalmente assumere un significato, perché se andate sulla Treccani, che avete tempo da perdere, e andate a cercare la definizione di romantico, troverete 40 parole diverse, perché non è definibile il romantico. Il romantico è definibile solo in quanto non è classico, è un'altra cosa.
Allora noi avremo in quel caso due percorsi, uno che è quello della classicità, cioè quello delle citazioni delle cose che abbiamo in testa e che ci inseguono in quanto le abbiamo in testa, e l'altra è una citazione di cose che abbiamo nella pancia e che non ci inseguono, che continuano in un qualche modo a pulsare e portarci fuori. Beh, avete avuto Augier recentemente qua. Lui ha scritto un testo molto bello sulla nascita del concetto di poesia e di arte, nel quale lui prende questa, spiega proprio questa distinzione che è insita nella lingua greca del poeon, da dove viene poesis, no? Cioè il poeon è la pulsione che uno ha nella pancia, la poesia è quella roba lì, cioè una cosa di una sorta di pulsione viscerale che non ha nulla a che vedere con lui, lo fa con molto attenzione, con la tecne, che poi la tecne per il greco non è la tecnica, cioè è il sapere come si fa, ma il sapere anche perché si fa quella cosa che si fa, cioè una sorta di, sono molto più disordinati di noi greci, cioè fanno delle robe a pacchetto, dei concetti a pacchetto. Ebbene, questa cosa della poesis è una pulsione, e questa faccenda della pulsione è proprio questa visceralità che possiamo chiamare romantica. E allora viene fuori che si capisce abbastanza bene una sorta di, quello che dicevo all'inizio di questo racconto, di ping pong costante nella nostra cultura fra un percorso e l'altro. Continuiamo, non c'è il classicismo. Ogni volta che apriamo la scatola della memoria nasce un nuovo classicismo. Cioè il classicismo, il primo che si forma è quello letterario, quando c'è il dibattito trecentesco su come scrivere. E il gruppo degli umanisti fiorentini la mena con sta faccenda della lettera antiqua e si torna, si abolisce tutta la rottura della scrittura gotica e si torna alla scrittura che è più o meno carolina, più o meno antica, e si mette a scrivere bene come facevano i romani antichi. Ed è il primo momento di, in qualche modo, siamo al 300, di classicità. Poi c'è la classicità di Leon Battista Alberti che vuole rivedere il modo di costruire del passato. Poi tutte queste classicità si seguono, ma ogni volta che si riapre la cornucopia bizzarra viene rovesciata con il contenuto della memoria, si torna ad essere classici. Succede così quando poi vanno fra i re di Napoli per far cassa, scopre che è fantastico vendere le robe che hanno appena trovato fra Ercolano e Pompei, ed è un altro pezzo del passato che salta fuori, un'altra citazione, si torna classici, neoclassici, ma lo si fa fino addirittura fino alla fine dell'Ottocento, fra l'inizio dell'Ottocento e Novecento, quando viene fatta la scoperta formidabile del Tempio di Olimpia, il quale non ha più niente a che vedere con quel classico chic e fine che si trova a Pompei e che ha determinato lo stile Luigi XV, ma è un'antichità ancora diversa, sono tutti muscolati, hanno tutti la mascella, e questo mondo di mascelle invade l'Europa, lo fa Hitler, lo fanno i tedeschi, lo fanno gli scultori, cioè diventa un pezzo di storia. Noi ci capita la maggior fregatura è che lo fa anche Mussolini. Cioè, Mussolini ha avuto successo perché hanno scoperto Olimpia. Adesso esagero ovviamente, ma la figura così, cioè la pubblicità, Mussolini è figlio della grande comunicazione di massa, e il prototipo della faccia mussoliniana, di cui poi avrete dei paralleli, perché andate a prendere i fumetti americani degli anni 20, quelli col mascellone ci sono anche lì, ma i primi mascelloni sono quelle pubblicità le pubblicità delle lamette da rasoio sulla Domenica del Corriere. Cioè la fisicità di fortuna di Benito deviene dal fatto che lui entra in un modello classico esistente. Quindi noi abbiamo una serie di neoclassicismi perenni. Pensate, non so, alla Renato Rascel diventa un prototipo, no? I prototipi generano delle conseguenze. Gino Bramieri diventa un prototipo, sono due prototipi della comunicazione, uno parla lombardo e l'altro è Picoletto. Metteteli insieme e ottenete un prodotto neoclassico, Silvio Berlusconi. Questo esempio banale vi permette di capire cos'è il neoclassicismo perenne che ci insegue. Allora, rispetto a questi percorsi del neoclassicismo, adesso ho detto Silvio Berlusconi perché ormai è già fuori dalla storia, quindi non voglio parlare di politici attuali, parlo di politici storici,
quelli attuali possono essere analizzati nello stesso modo. Esiste costantemente questo riprodursi del progetto classico, cioè Enea torna costantemente perché fa parte di una nostra sorta di stratificazione, di sedimentazione psicologica, e quando un modello gli assomiglia funziona. È uno dei e l'altro invece è la pulsione primordiale. La pulsione primordiale è tutt'altra cosa, è più aggressiva, è più dolorosa, ed è l'altra, però è quella che in un qualche modo serve nei momenti di rivoluzione. La rivoluzione non è mai classica. Inizialmente sì, Rousseau e Voltaire citano il passato negli stessi anni e pongono le basi di una ipotesi di antichità repubblicana romana che poi lentamente diventerà la ghigliottina. Però non lo fa subito. I veri momenti rivoluzionari sono dei momenti invece in cui nasce un'altra cosa, cioè parte un'energia diversa che è quella della citazione profonda, quella che non è definibile. Non abbiamo più i modelli di riferimento. Il modello di riferimento è di nuovo quella della Eva primordiale dalla quale scendiamo e che ci accomuna tutti. Ebbene, allora, rivista così la storia dell'arte, guardate che divertente. Perché? Vi siete mai chiesti? È una cosa che mi ha colpito molto. San Nicola Bari, uno dei monumenti massimi dell'architettura mediterranea del IX secolo e X secolo, ha una serie di capitelli che convivono. Alcuni sono tardo corinzi eseguiti con un'eleganza assoluta. Se capisce che chi lapicida che faceva quel capitello lì era uno come un califo, si metteva lì velocemente e venivano fuori queste foglie di acanto alla perfezione. Accanto a quello ce n'è uno invece rozzissimo, carico, con la faccia di uno che sgrugna e viene fuori dalle foglie, che lì è contemporaneo e che invece è una lingua nuova e alternativa. Quello delle foglie è classico, quell'altro è surgivo, è romantico, è un'altra energia. Questa energia altra probabilmente è quella che viene dall'influenza dei normanni a Bari in quegli anni. I normanni scendono con i loro barconi, con la bestia fuori come figura di prua, ma corrispondono a un'altra cosa. Questo rapporto fra citazione e pulsione fa parte della nostra storia della creatività. Ed è lo stesso che ricompare regolarmente, poi ogni volta si rimette ordine, appena si molla il freno torna fuori la bestia, allora si molla il freno e torna fuori l'energia. In fondo il barocco che cos'è se non quella roba lì? Tutto era perfettamente equilibrato, Michelangelo ha detto benissimo, una deve essere a timpano e l'altra finestra d'arco, timpano, arco, timpano, arco, timpano, arco, così il mondo andrà avanti per sempre. E arrivano quelli lì, quelli delle aree lì, un paio di emiliani anche, scendono a Roma e dicono no, noi facciamo la roba come ci pare, e viene fuori una radice di ciò che sarà il barocco. Tutti fanno cose qui, devo dire Bernini, e Bernini fa l'Enea con l'anchise sulle spalle, oppure quell'altra fantastica che viene rapita con le mani che gli entrano nella ciccia delle chiappe. Cioè rompe tutto l'equilibrio della perfezione e salta fuori una cosa fantastica che è la vita. Non che il classicismo sia privo di esistenza, però è privo di pulsione. E in questo gioco della pulsione, della vita, devo dire che c'è molto dell'italianità. Perché quando si diventa espressivi e quando si abbandonano i modelli, torniamo ad essere in un qualche modo legati alle nostre radici popolari. I tedeschi espressivi fanno paura, cioè fanno paura quando le robe che grondano sangue. I francesi espressivi fanno maionese, cioè grondano altre cose. Gli italiani grondano una loro profonda, curiosa e pulsione energetica che li porta talvolta a dei livelli fantastici. E qual è il momento nel quale ci si rende conto fino in fondo di questo cambiamento? La grande rottura ecclesiale del XVI secolo, cioè quando, finito il sogno di un'Europa possibilmente unita da un'unica chiesa apostolica romana e corrotta, oggettivamente, quella quattrocentesca,
e si prendono due strade diverse, cioè i tedeschi seguono Lutero e poi Calvino e vanno per la loro strada e fanno quello che non è riuscito a fare in Italia, fanno rifondazione comunista, no? Dicono torniamo ad essere veramente tedeschi, quindi per essere veramente tedeschi siamo iconici, siamo musicali, e che abbiamo una serie di caratteristiche che sono le nostre. Diamo il potere al capofamiglia, il capofamiglia legge i testi sacri, la moglie e i bambini stanno intorno al focolare e lo ascoltano, e tutti i capofamiglia devono imparare a leggere e a scrivere, cioè fanno la loro operazione di rifondazione. Quella è un'operazione di tipo di pulsione anticlassica per definizione, e la stessa cosa la facciamo noi quando capiamo che se non troviamo una risposta a quel percorso popolare ci scappa tutto dalle mani, cioè il potere vede che si sgretola il rapporto col popolo, e noi inventiamo la controriforma, che è esattamente lo stesso percorso con temi teorici diversi, però è lo stesso percorso, torniamo ai valori della primordialità. E la controriforma in realtà ha dei contenuti teologici, dei contenuti comportamentali, dei contenuti normativi, però anche dei contenuti estetici. E questi contenuti estetici sono di nuovo la pulsione primordiale di una sorta di paraprotoromanticismo. La forma deve corrispondere ai valori, sì, ma la cornice è importante quanto il quadro. E i marmi che fanno l'artigiano valgono quanto il quadro che fa l'artista. E l'incenso che gira intorno è importante, e la musica anche. E questa specie di pacchetto complessivo non genera più una spiegazione classica e razionale, ma genera una sorta di assorbimento fisico che è di tipo moderno, di tipo New Age. La controriforma è un passo New Age dal punto di vista estetico. E sono sempre lì le due cose, vanno un po' per un verso, vanno un po' per l'altro. Poi arriva l'epoca di risciacquo del neoclassicismo, in cui queste cose qua barocche si dimenticano, si comincia anche addirittura a usare questa parola per definirlo, che è una parola di dispregio, si comincia a chiamare barocco, però i barocchi non sapevano di essere barocchi, li chiamiamo noi così perché, come dirli, gli incasinati, si usa questo termine e si inventa il neoclassicismo. Però questo neoclassicismo dura, è di nuovo fatto di citazioni, dura una quarantina d'anni e torna una pulsione di nuovo di tipo più romantica. Tutta la nostra cultura va per alternanza, una sorta di percorso a pendolo che è anche comprensibile, è legato forse alla cosa più banale del mondo, che è la dialettica intergenerazionale, cioè non c'è niente di meglio che contestare quello che hanno fatto quelli prima di noi, anzi è il primo compito. Purtroppo oggi la mutazione generazionale non ha più questa forza di contestazione, è un po' peccato. Io incito chi ha meno di 30 anni a fare la rivoluzione domani mattina, se ne ha voglia, però ormai in Italia si fa poco, non siamo più dei contestatori regolari dell'acquisito. Ma questo pendolo è quello che fa la storia, cioè la nostra storia è la storia è quasi perenne di una sorta di tic-tac fra l'essere citanti, avere Enea, credere a Enea, e credere però anche al Virgilio che gli sta dietro, e credere invece alle pulsioni primordiali, dove però Enea, come abbiamo detto all'inizio, vince perché è l'uno e l'altro. Enea è una citazione, ma anche quello che esce dalle fiamme dell'incendio definitivo della sua madre patria Troia, portandosi il padre anchilosato sulle spalle, ed è quello che legittima gli italiani ad essere contemporaneamente un po' classici e sostanzialmente dei viscerali pronti a piangere. Grazie.